Siamo tornati, cazzo. Come state? Tutto a posto? Prima, lasciamo qua prima. Va bene, non discuto più, va bene. Prima era più fiero, perché prima era tempo. Cioè, qui sarebbe anche da te. Cioè, bisognerebbe metterla a tempo con questo. Bisogna rifarsi tutto il lavoro. Comunque, buonasera, ragazzi. Bentornati in una live. Che storia! 16 mesi di noi. Oh, la Oggi ho cosa fatto più la prima alta. dose e domani inizio scuola, ma ci sono. Mi sei Oh! mancato un sacco. Yukin, grazie, scusate se sono sparito, scusate se sono sparito proprio nel nulla, grazie, bentornate, spero che la prima dose non ti abbia fatto troppo male. Comunque, ho fatto questa live oggi, abbastanza chill, perché dovrò spiegarvi in qualche modo perché sono sparito praticamente per un mese e mezzo? Come il braccione è andato a fanculo il fegatore, non mi ha mai dato problemi, non mi ha mai dato un singolo problema. Com'è possibile che è andato a fanculo? Comunque, dicevo. Ah, sì, che è praticamente un mese e mezzo che sono sparito. Allora, avevo in programma. Già avevo in programma di Che dire. storia! Peso Buonasera. 140 kg. Ok, forse il fegatore potrebbe essere quello. Potrebbe essere quello. E Adrian, buonasera e bentornato anche a te per il sesto mese. Comunque, dicevo. Si sente la musica, tra parentesi? Così? Così si sente. Perfetto. Ah, ok. Allora, dicevo, fammi prendere un calendario sotto mano. Ormai è praticamente quasi un mese secco, se non di più, che non ci Storia! siamo più Ehi Leo, sentiti. siamo a 15. Ancora 2 mesi e Vai, siamo a Dara, vai, Dara. 17. Riprendo a stimare, lo giuro, riprendo a stimare. Non vi ho abbandonati, quindi tranquilli. Grazie, Lana, avventurata anche a te. E stavo dicendo, prima che mi interrompessi. Come sono un mese e mezzo, sono sembrati 3 mesi almeno. È perché ho fatto delle streaming piccoline a luglio, tra una vacanza e l'altra. Oggi è venerdì 17. Oggi è venerdì 17, ecco perché ho ripreso a streamare. Venerdì 17, che cosa bella! Che cosa bella! Comunque, in pratica, a inizio agosto, mi pare, ho avuto un problema col cavo, che collegava la E sono telecamera. 20 su GoSobiti W, non vedo l'ora che rimetterai i caffè. Babbo, poi solita roba a gamma le felpe. Al Games Week avrete uno stand? Il Reddit, Parlerò anche gli quello stemmi di dei Jumbo dopo sub, del le Games Week. emoticon. Ecco, tua voce, spero che sarai più costante questo anno, cuore rosso. Parlo anche dopo del Games Week, quindi dico tutto dopo. Allora, in pratica, a inizio mese mi si era sfanculato il Camlink. Il problema, che in realtà non è stato un problema, perché era una stupidata immane, e è stato praticamente. Non mi va più la fotocamera. Cazzo, come faccio a fare le live? È un problema. Allora, ho guardato la telecamera, se andasse tutto a posto, quindi stai tipo Che 3-4 giorni a capire che cazzo avesse la storia! telecamera. Bentornato. Niente. Randos, grazie per il quarto mese, bentornato anche a te. A tutti un sacco di tornati, bravi. Vado avanti, vado. Le faccio le live. Questo mese le faccio le live, promesso. Promesso. Storia! Il Bentornato Leo. Camlink. Luciel, grazie per l'anno assieme. Mamma mia, 12 mesi così. Sendo una mega raduno tra streamer e i loro mod? Mega raduno dipende quante gente siamo. Mega raduni non ne faccio al Games Week. Comunque dicevo, mi sarà sfanculato il camlink e all'inizio pensavo fosse il problema della fotocamera. Quindi abbiamo provato a vedere cosa fosse successo. Niente, non capivamo. Allora abbiamo detto, boh, sarà il camlink. Beh, c'è stata, tipo, mi era saltata la corrente un giorno, ho detto magari si è bruciato. Potrebbe essere. Allora vai, prendi il camlink nuovo. Non funziona. Ma cazzo, prendo il camlink, collegalo al PC vecchio, funziona. Non ho capito. Prendo il camlink, collegalo al PC nuovo, non funziona. Prendo il camlink, ricollegalo al PC vecchio, non funziona. Non stavano capendo perché funzionava quando voleva, era un camlink nuovo. Quindi c'era qualcosa che non andava. Allora, cambia il cavo. Niente. Uguale identico. Allora, cioè, a un certo punto mi sono anche rotto le palle. Ho detto, vabbè, vaffanculo. Dovevo andare in ferie. Ha detto 5 volte cam. Dovevo andare in ferie e quindi sono andato in vacanza a Malta. No, Malta. A Rimini siamo andati in vacanza. E tornato. E Riva ha un'idea geniale. Il buon Riva. Che Che mi fa? storia!
Ciao Leo, ho rinnovato la sub l'altro giorno e la condivido ora, comunque bentornato. Maid, grazie che l'hai fatta mentre non c'ero. Sei sulla fiducia, ma grazie mille. Ma grazie mille, Maid. Comunque, dicevo, il Riva ha avuto un'idea non indifferente. Mi fa, ma non è che si è aggiornato qualche programma? Ma troppo? Mi sa strano, perché effettivamente il computer vedeva che c'era il camlink. Lo vedeva, ma non lo faceva andare. Si era aggiornato il programma di Elgato 4K. Programma che non ho mai usato in vita mia. C'è perché si autoinstalla quando hai prendi il camlink. E cosa succedeva? Si inculava l'immagine della fotocamera? Senza dire niente, senza essere aperto, senza chiedere a nessuno, si rubava l'immagine della fotocamera. Quindi quando aprivo OBS, gli dicevo, fammi vedere la fotocamera, lui giustamente mi diceva, non ce l'ho io, me l'ha rubata. E allora, quindi c'è stato tutto questo casino qua, va bene. Riusciamo a risolvere, ho fatto una live velocissima, sono dovuto partire per Malta. Bellissima vacanza, poi vi faccio vedere... Top. No, non eravamo coglioni, i programmi che si aggiornano senza dire niente a nessuno. È un'applicazione napoletana. No, penso che sia inglese. Perché stai dicendo che è napoletana? Non ha senso, ego, quello che dici. Cioè, non spero che non ci sia un velato insulto verso i nostri amici napoletani. Non sarebbe di buon gusto. Comunque dicevo, siamo andati a Malta. Poi ho fatto una vacanza fighissima. Abbiamo camminato un sacco. Ma abbiamo camminato veramente un sacco. Torno da Malta. Che storia! Tutto felice con mezzogiorno, Leo Bruche Storia. Bentornato comunque. Grazie mille, panino cotto. Grazie, bentornato anche a te. Non ho più il primo con l'account principale, quindi questo dovrebbe essere il 14esimo mese. No, non hai più il Prime, te l'hanno rubato, Getro. Comunque grazie, bentornato anche a te. Ho camminato un sacco. Abbiamo fatto partire il meme di How I Met Your Mother ancora più forte. Cioè, c'è gente che mi ha scritto, ma che bel meme che hai fatto. E ho fatto, ma non è mio. How I Met Your... Che bel meme che hai fatto. Va bene. E tra parentesi, adesso voglio vedere quante miglia ho camminato. 2 secondi, eh. 41. Me ne restano da fare 420. 460. Cazzo di calcolo ho fatto. E comunque... andiamo a Malta, top vacanza. Dopo vi faccio vedere le foto, vi racconto tutto quanto. Torno da Malta, faccio, oh che bello, facciamo una bella live. Accendo il PC, apro Google, non funziona. Oh, ma cosa è successo mai? Guardo dal telefono, non va. Collega il telefono al PC per vedere se posso fare da router. Non funziona un cazzo di niente. Bene, cosa è successo? Avevo 3 giorni, perché poi partivo per Firenze, per chiamare il mio gestore telefonico, non facciamo nomi, non si fa mai nomi. Chiamo il mio gestore telefonico e mi dice, non hai internet. Grazie. Non l'avevo capito da solo, vi ho chiamato perché volevo sapere che giorno fosse, se stavate tutto a posto, cioè con la famiglia e tutto. Grazie. Non so più come si torna indietro. Allora, con questa arguzia del mio gestore telefonico che si accorge che non ho internet, mi fa, ti mandiamo un tecnico. Ho fatto, ok, non domani, che non ci sono. Dopodomani mandatelo. Sì, tranquillo, va bene. Il giorno dopo sono fuori, ero dai ragazzi di Intel. Mi chiama il gestore telefonico e mi fa, guarda che l'operatore è a casa tua e non ci sei. Una cosa avevo chiesto. Una. Non domani. Capito un cazzo. Non c'è. Va bene. L'operatore a casa mia controlla la centralina. Che storia! Non può salire. Non è calda, una grazie per il regalo. Erbaeta, ringrazio se ci sei. Grazie mille, Nana. Così sono a 130. 130, Martin Garrix, cifola! E dicevo, mi guarda e fa, guardi che la centralina è tutta a posto. Fatto, vabbè, sarà il modem. E può passare domani?
Che vuol dire no? Eh no, domani non ce la facciamo. Va bene, come devo fare per il modem? Devi chiamare il tuo operatore e dirgli che devi cambiare il modem, andare in un centro dove hanno il modem giusto e a quel punto te lo danno se tu hai scatole e tutto quanto a posto. Sì, ma... Cioè, va bene, ok. Chiama per fare sto cambio di modem. Non c'è l'opzione nel servizio. Chiamo per sentire come devo fare e l'operatore che chiama e fa: "Ah no, no, ma possiamo risolvere tutto quanto da qui." Va bene. Dopodomani parto per le vacanze a Firenze, 4-5 giorni. Riusciamo a farlo? Sì, tranquillo, risolvo tutto io da qui. Allora, vedi che sto in chiamata con lui. 27 minuti di chiamata, mi pare, o 37, non ricordo, qualcosa col 7. E stiamo tutto il tempo in chiamata con lui e poi mi fa a un certo punto: "Guarda, è una cosa un po' lunga, se vuoi metti giù e ti chiamo quando ho risolto." Va bene. Non è mai arrivata nessuna chiamata. Non mi ha più chiamato. Io ho detto: "Beh, avrà risolto." Sono svegliato il giorno dopo. Cazzo di niente. Cazzo di niente, non ha risolto. Era identico. A quel punto lo sapevo, cioè ho detto: "Ma che cazzo, vabbè." Parto per Firenze, vado a Firenze, tutto quanto, torno, richiamo il gestore telefonico. Mi risponde, penso l'operatore più maleducato che abbia mai sentito, che resta solo in silenzio e mi fa: "Sì, no, ok." E mando la segnalazione per far venire il tecnico. Passa un giorno, passano 2 giorni. Guardo sul sito com'è messa la mia segnalazione. Oh, sul tuo numero di telefono non c'è nessuna segnalazione. Ti giuro, il netturbino proprio specifico per le cacche dei cani dovevi fare di lavoro. Proprio specifico, Storia! che vedi Ciao una Leo, carta, a non inizio puoi mese ho tirarla su, fatto una ma fai vacanza a solo le Torino e cacche grazie dei alle cani tue con storie su le mani. Instagram ho fatto 1.000.000 km. Grazie Gico, grazie mille, bentornato. Comunque, non è partita nessuna segnalazione. Chiamo il gestore, stavolta mi risponde una ragazza, gentilissima, che mi ha mandato un tecnico. Ma arriva 2 giorni dopo, mi guarda e... Cioè, va giù alla centralina e mi dice: "Guarda, centralina a posto." Ho fatto: "So, lo vedo anch'io da qui che è a posto, puoi venire su a vedere il modem, va bene." Mi guarda, cambia, vede che arriva, la linea arriva effettivamente alla spina e fa: "Ah, allora deve essere un problema del cavo, perché il modem è un Fritzbox e non si rompono." Va bene? Cambiamo col... 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7
5.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 5
Grazie. Dicevo, e mi fa, è il cavo perché il modem non si rompe. Bene, cambiamo sto cavo. Ah, ce l'ho io tranquillo. La buona notizia. Vedi che mi cambia il cavo? Oh, ma il cavo c'è anche cambiato. È il modem che non funziona. Grazie. È un mese che ve lo dico. È un mese che da quando la centralina avete visto che non funziona, cioè che non andava a voi, è il modem il problema. L'abbiamo capito? Ma tu hai un Fritzbox, non si rompono. Cosa vuol dire non si rompe? Cosa vuol dire? Cioè, tecnologia, si può rompere. Non è indistruttibile. Cioè, posso, per quello che ne sai, posso averci sborrato dentro. Cioè, cosa vuol dire che non si rompe? Non si rompe, vabbè. Possiamo provare a cambiarlo? Per vedere se il modem è rotto? Perché tu hai il modem Facebook e quelli lì non ce li abbiamo noi. Che cosa? Cosa vuol dire? Da telefono costano 17 sterline e 99 pence. Grazie Nana per i 1000 bit, ma perché così tanto? Perché così tanto?
Cioè, grazie millenaria, ma non farli più da telefono, ma... Che storia! Cioè, ti ringrazio, ma finalmente ci devi spendere così tanto, a no? Guardare le tue live. Grazie, lo sfigato, bentornato, grazie mille. Grazie Nane, grazie lo sfigato. Per l'anno, lo sfigato. Per l'anno. Dicevo, mi fa, questo non ce l'abbiamo noi. Bene, immagino che si debba ordinare. Sì, poi sto qua ci vuole, bisogna vedere quale ce l'ha qua team di Milano, perché sennò vanno via 2 settimane. Vabbè, sentiamo chi ce l'ha qui a Milano. Hai detto team? Vabbè, data, ormai l'ho detto, era la team, porca puttana, era la team, vaffanculo. Oh, allora, e qui c'è stato un momento in cui, cioè, palesemente c'era Dio Gesù nostro Signore Trinità, che era giù che guardava la chat. Coglione di merda, guarda, adesso gli rompo, mi fulminava il modo, adesso guarda, gli rompo il coming. Poi sarà arrivata qualcuno, tipo, non so, la moglie. Chi è la moglie di Dio? La moglie di Dio, che gli ha dato uno scappellotto sulla testa e fa, dai, lascia star sto cretino che hai da fare con la guerra in Afghanistan. Sì, ma no, guarda che cosa... Dai, pof. Allora, vedi che non era Maria, era la moglie di Dio. Ah, ma guardate, mi ha fatto frup, mi ha mandato giù un po' di fortuna, perché il tecnico, chiamando il gestore Meet, non facciamo nomi, e fa, ah, c'è un altro tecnico qua in giro che ce n'ha uno nel furgone. Quando me l'ha detto mi è venuto un po' da piangere. Cioè, ero lì. Non mi stai prendendo in giro, vero? Cioè, che storia! Bella, attualmente sono ad un festino ubriaco. Luke, grazie. Goditi il festino allora, dai. Torna, prossima volta, prossima live, dopo domani. O domani, mi sa domani, perché dopo domani sono da Intel. Te facciamo da sobri. Cioè, allora vedi che mi chiama e mi fa, va bene, arrivo, tempo un quarto d'ora, arriva sto tecnico con questo pacco, vi giuro me l'ha portato su neanche fosse un bambino in fasce, mi pareva i re magi, l'oro, incenso, il modem della team portano i re magi, questo qua, e, cioè, luce divina, lui che me lo porge mi fa, tieni, posso prendere quello rotto? Ma non ci faccia quello che vuole, lo investa col camion, faccia quello che... Prende, attacchiamo il modem nuovo, parte. Io sentivo sotto i Queen che cantavano We Are The Champion, cioè proprio mi sentivo libero, e il nuovo tecnico che guarda il mio modem e fa, strano, i Fritzbox non si rompono. Già, è il mio. In realtà non è rotto, è... Ha deciso, non aveva il Green Pass, non l'ho vaccinato, non poteva lavorare. Scusi. Quindi, l'altro ieri, Fritzbox ha aggiustato. Tre giorni fa. E sento con Poldo, finiamo di editare il video, che tra parentesi verrà messo tra qualche giorno. È già pronto, però devo cacciarci una roba all'inizio di NordVPN, quindi poi uscirà. E registra con Bertra. E oggi sono qua. Dopo un bellissimo mese passato tra vacanze e odio per qualsiasi oggetto tecnologico nei 60 centimetri attorno a me. Ci sono. Quindi se non volete fare la fine del mio modem, vaccinatevi, che qua è un attimo che mi cambiano con quello nuovo. Quando mi serve distrarmi, torni a fare live, mi sembra perfetto. Luke, dai, mi fa piacere, mi spiace che ti serva da distrarti, però mi fa piacere di essere qua. 17 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 lunedì inizio un nuovo lavoro per la Decathlon in Inghilterra. Spero per te che sia carina, cioè che non troppo faticoso e buono, perché la Decathlon arriva un sacco di gente caga cazzo, secondo me. Ma un sacco di gente caga cazzo. 17 anch'io. Oh, quanti 17 stasera? Matte, grazie mille, bentornato. E quindi questa qua è finita la mia epopea? Odissea? Come viaggio sofferente per cercare di tornare in streaming. Comunque, e oltre alla sofferenza c'è stato anche di mezzo le vacanze, che ho fatto delle vacanze non indifferenti, tortura del cazzo e delle palle. Ragazzi, alzate la mano se qualcuno di voi vuole la tortura del cazzo e delle palle. Nessuno? Poco? Matti vuole la tortura del cazzo e delle palle. Bravo, Matti! Clara, come sta? Tutto a posto, tutto a posto. Oggi è tornata dal lavoro, che era stanca morta, infatti è di là che sarà sul letto tipo mortissima. Il gallo delle valle. Comunque, siamo andati a Malta e io e il mio amico Federico, con cui faccio le ferie, devo fargli ancora un bonifico, tra parentesi. Gli devo 150 euro, devo farglielo. Vabbè, finita la live glielo faccio. E ci siamo fatti questa vacanzina a Malta, molto bella, molto bella. Ho scoperto che a Malta non è vero che c'è Zeb, perché non l'ho visto. Sai, io ho girato tutta Malta e non ho visto cazzo di Zeb. Né Casa in Fiamme, quindi neanche Gabby. Cioè, c'era lì che guardava quella casa che bruciava. C'è inteso che era tra gli spettatori, sta benissimo, non c'è problema. Dicevo, bellissima vacanza, spettacolare e molto, molto... Devo dire, Malta mi è piaciuta un sacco come paese, stato. Tra parentesi, ho fatto anche con un mio amico, abbiamo fatto la somma degli stati che siamo stati a visitare. Io ho visto 27 paesi, lui ne ha visti 28, mi pare, qualcosa del genere. E come posto nel mondo? No, posto nel mondo sembra una cosa molto romantica, da film adolescenziale, tipo che vanno a Berlino, fanno le ferie, fanno questo è il mio posto nel mondo. Quindi no, ho superato l'adolescenza ormai molto tempo fa, mi sto addentrando nella menopausa quasi. Dicevo. E... No, Nana, no, ti prego, Nana. 17 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 17. Questo 7 ci stava benissimo. 17 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 17. La ricarichiamo solo con questa base, chiamiamo la musica 17 e la ricarichiamo così. 17 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
una cosa che devo fare. Ricordare ogni volta che metto questa base, che mi viene voglia di provare a fare una battaglia rap, ditemi di no. Ditemi di no. Non lo so fare. 17 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
quanti fossero. Non mi ricordo più perché è successo talmente tanto tempo fa che è andata. Comunque, dicevo della... Tra parentesi, fammi mettere questa. Dicevo, 1100. Grazie mille, Nana. Grazie mille. Quanto hai speso, Nana? Dai, non spendere così tanto che poi mi dispiace. Cioè, ti ringrazio, però non esagerare che poi mi dispiace proprio così. Allora, la vacanza. Abbiamo camminato una quantità... Abbiamo fatto 66 km in 4 giorni. Incazzo, 4 giorni 66 km. Cioè, fuori di testa. E... abbiamo mangiato molto bene, italiano. A Malta è pieno di ristoranti italiani, ma pieno, cioè è strapieno. E allora fammi fare un recap tramite vedendo le storie che avevo caricato, così da ricordarmi i giorni giusti giusti per raccontarvi le vicende. Ah, tra parentesi, ve lo spoiler a voi, che, cioè ve lo dico così, che non so neanche se mai si farà. E volevo fare l'avevamo in mente Malta, Zante o Napoli da andare a vedere. Io avevo votato Napoli perché sarebbe stato durante il 27 agosto. E il 27 agosto è il giorno in cui hanno dato la multa in via Brombeis. Il 27/09/08. Quindi io avrei voluto fare la foto, proprio la foto, per celebrare il 27 davanti a via Brombeis. La farò l'anno prossimo probabilmente, quindi spoiler. Però mi è dispiaciuto un sacco non farla. Comunque, parlando di sta vacanza qua, e allora abbiamo preso un Airbnb molto bello. Molto bello l'Airbnb. Nella zona più povera di Malta. Cioè, abbiamo preso un Airbnb nelle favelas, praticamente. Cioè, siamo arrivati lì che c'è, vabbè, immondizia per strada, un caldo fottuto, case che cadevano, macerie per strada, auto abbandonate. Io guardo Fede e gli faccio: Fede, dove cazzo siamo arrivati? Arriviamo in casa e c'era la tipa che stava ancora pulendo, perché quelli prima di noi devono aver fatto un casino assurdo. E la casa era bellissima, ma il quartiere era una merda. A Malta parlano italiano? Inglese. Cioè, parlano, ci sono tantissimi italiani. Puoi parlare tranquillamente italiano qua e là, perché ovunque vai trovi italiani, però l'inglese lo sanno molto bene. Io ho visitato mio malgrado il commissariato di Malta. No, Omer, voglio sapere. Omer, ora voglio sapere. Voglio sapere il perché. Comunque, siamo andati lì. Un caldo fottuto. A Malta io non so com'è possibile, non esiste l'ombra. Cioè, a Malta non c'è l'ombra. È ovunque vai. Cioè, tu vedi il sole, fai ok, il sole proietta la sua luce su quella casa, mi proietta l'ombra addosso. No. Non, cioè, proprio vedi sole, casa, sole di nuovo. Non ho capito com'è possibile. Un caldo fotonico. Allora vedi che siamo fatti il primo giorno, chill, un giretto così, siamo andati a Valletta, con calma, tutto quanto. Magari mi guardo le foto che sono più attendibili, visto che ho fatto più foto che Instastory. Tac. Vediamo, qua era. Ci facciamo Valletta, molto bella.
Atti vandalici, da ubriaco con i miei amici abbiamo cominciato a distruggere specchietti di auto per strada. Allora Homer, te la sei cercata. Homer, ce la sei cercata tutta quanta. Cioè, mi dispiace. Che poi, tra parentesi, la polizia di Malta, quello che ho capito, non è... cioè, non le fa neanche passare così tanto. È abbastanza rompipalle. Siamo andati a Valletta, ci siamo fatti un giretto lì, tranquillissimo, per vedere la città. E... un sacco carina Valletta, piena di porte vecchie. Hanno tutti dei poggioli strani. Cioè, non so perché hanno sti poggioli, come si dice poggioli? Balconi fatti a mo' di verandina, che non ho mai, cioè, non ho capito il perché, il senso. Va bene, contenti loro, contenti tutti. Ci siamo fatti un giro attorno, tipo ai giardini che c'erano, vedere la città. A un certo punto stavamo morendo di caldo, c'erano tipo 32 gradi, 33 fuori, però col sole che batteva tanto, e abbiamo detto: beh, andiamo a rifugiarci in una chiesa, perché qua è da morire. Entriamo in una chiesa, l'unica chiesa con 40 gradi, l'unica chiesa calda, cazzo, abbiamo beccato. Grazie Nana, ma non parte per l'alert sotto i 50, mi pare che avevo messo. I ristoranti italiani molto buoni i ristoranti italiani. Quindi, cioè, siamo andati in questa chiesa qua, era la morte, un caldo fottuto. Poi però ci siamo visti il tramonto, è stato tutto bellino, così. Cioè, se Fede non fosse stato un uomo, magari era anche romantico, però... Fede, ti vedo solo come un amico, mi spiace. Poi siamo andati a farci... abbiamo detto, dai, andiamo nel Paceville, non ho idea di come si chiami, che è un quartiere dove c'è da fare festa, tutto quanto, così. Siamo andati lì, pieno di persone. C'era un locale che era il Havana, tipo, con una fila enorme. Abbiamo detto, no, vaffanculo, non c'entriamo. Ci sediamo in un... pub irlandese, chiediamo due birre, e a un certo punto arriva sto qua, sto tipo qua cicciotto così, capelli tipo tutti tirati indietro a mo' di brillantina, e che mi guarda e mi fa: in the life you can't win everything. Sorry? You can't win everything. No, ho perso metà del discorso. Sto qua e si siede al tavolo con noi. Noi abbiamo detto, vabbè, facciamo conoscenza. E ci fa: where are you from? Dai, ve la faccio. Vai. Where are you from? Guardiamo e facciamo Italy. Guarda Fede e fa: ok. Guarda me e fa: fuck off, mate. You're not Italian. Yes, I'm Italian. I'm Leonardo. Fuck off, mate. You are from German? You are from Holland? Where are you from? Sono italiano. Saprò da dove sono. No, che non sono italiano. Che non sono cazzo italiano. Era convinto che io non fossi italiano. A un certo punto mi fa: però sai il tedesco? Usando quel pochissimo di tedesco che so, gli rispondo in tedesco e mi fa: no, ok, sei italiano. Fatto, ok. Te l'ho detto io. In pratica sto qua era un tipo ubriaco marcio che lavorava per 888, il sito di scommesse, e tipo era in vacanza, no, non era in vacanza a Malta, viveva a Malta lavorando online sul sito di scommesse, e a quanto, cioè, parlando così tra parentesi e tutto quanto, mi fa che dei nostri lavori, ho detto che erano youtuber, io... Non ridete, per favore, dai, ancora seria come cosa. Cioè, c'è ancora per un po' posso dirlo. E vedi che mi fa: ah, youtuber, ma sei italiano? Sì. Ah, ma conosci Omiatol? Io, sì, cioè... Sì, cioè, Omiatol lo conosco, perché... Ah, noi di 88 lo conosciamo un sacco, ci ha lasciato un sacco di soldi. Allora, il fatto che Omiatol si è conosciuto dallo staff di 888 per i soldi che gli ha lasciato, vuol dire che non sono pochi. Vabbè, stiamo lì, chiacchieriamo, sto qua era proprio ubriaco marcio, gli abbiamo fatto anche da bere, tutto quanto. Poi alla fine ci fa: domani tornate qua? Ho fatto: guarda, non lo sappiamo. Ah, vabbè, se tornate vi offro da bere io. Non siamo più tornati, non l'abbiamo più visto. Cioè, poteva nascere tipo l'amicizia più bella di sempre, ci siamo dimenticati. Ci siamo dimenticati, siamo... E vabbè, è andata la prima serata così. Ci avrà buttato un milino, forse anche di più.
Mi sa anche di più, mi sa anche di più, con un milino non ti ricordano. Allora, il secondo giorno, a Malta sì, c'è l'euro. Il secondo giorno, allora, andiamo a vedere la Blue Grotto, che è questa grotta bellissima, cioè, sono tipo delle grotte all'interno di alcune insenature che vai a vedere con la barca. Allora vedi che andiamo giù e si fanno, sì sì, salite su quella barca. Io penso che la mia barca avesse le stesse probabilità di sopravvivenza della Going Merry dopo Enies Lobby, per capirci. Bene o male erano le stesse. Cioè, era bruttissima, era orribile. Il tipo mi fa... cioè, noi ci sediamo tutti quanti, partiamo e ci fa... no, 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 servono i giubbotti. E mi lancia questo giubbotto qua di stoffa. Non era... Non c'era dentro aria. Non c'era dentro... non si gonfiava. Era... di stoffa, cioè mi è passato un gilet praticamente, che io li ho visti uguali sul Titanic, li ho visti, non so se c'è una foto, penso di no, era la morte, mi ha passato un gilet arancione, cioè c'era con noi una famigliola con i bambini con tutto loro, guarda che bellino il nostro giubbottino, qui c'è il fischietto, qui c'è quello che si autogonfia, qui... io mi ho dovuto fare un nodo con le corde perché non c'era neanche la cinghia per agganciarlo. I gilet sono fatti meglio. Avevo più probabilità di sopravvivenza con la maglietta che avevo addosso. Va bene. E andiamo a vederle tutte le grotte con delle onde altissime. Infatti ho detto, cioè, se io vado in mare neanche nuoto, cioè proprio vado giù secco, che accetto il mio destino, lo accetto. In realtà sono imbottiti più che gonfiati, ma il mio non aveva neanche l'imbottitura, neanche quella c'aveva Fire. Sono scelto che si sarebbe dovuto salvare. Prima le donne e i bambini, giustamente. Hanno visto me e Fede, fanno questi giovani baldi, così palestrati, così in forma. Cioè, palese che riescono a nuotare da qui fino all'Italia se cadono da quella barca. Non io che appena ho nuotato in mare la prima volta annaspavo, che non andavo al mare da tipo 6 anni e me lo ricordavo molto meno faticoso. Comunque vabbè, andiamo a vedere queste grotte bellissime. Grotte stupende. Scendiamo, 10 euro. Va bene, accettiamo. Facciamo per andare a prendere l'autobus e vediamo questo ristorantino, tipo che si chiamava Vecchia Bologna, Vecchia Emilia, qualcosa del genere. E non era Vecchia Romagna, penso che abbia il copyright quello. Ed entriamo in sto ristorantino, io avevo già mangiato un panino, quindi ero già pranzato, però Fede ancora no. Entriamo in questo ristorantino in cui c'è il proprietario, che era italiano, altra gente italiana, quindi parliamo, tutto quanto. Ed era sto signore qua, che lui aveva un ristorante in Emilia, poi si è rotto il cazzo della clientela italiana, che ha detto sempre a rompere le balle così, ha aperto 2 piadinerie in Thailandia, che devono aver fatto un fracco di soldi, le ha abbandonate lì, cioè inteso che voi continuate a farmi soldi, e a Malta si è aperto il suo ristorantino. Era lì con sua moglie thailandese e la figlia thailandese. Io non dico che mi sapeva molto da storia, da vieni con me che ti porto in Italia e diventi una principessa, sposami e amiamoci. Però non mi ricordo come è iniziato la frase, quindi non andrò avanti. E buonissimo, lui maleducatissimo. Cioè lui maleducatissimo che fa al mio amico, bevi vino? Fa, no guarda, grazie, prendo l'acqua. Cazzo vuoi? No, tu bevi del vino, altrimenti vai fuori dai coglioni. Va bene, prendo un bicchiere di vino. No, hai fatto bene, perché quello di prima non la voleva e l'ho mandato via. Ero lì, così. E è passato tutto il tempo, che eravamo lì che Fede mangiava, io ero lì tranquillo che mi bevevo un caffè, e ha passato tutto il tempo a dirci come insultava i clienti. Io ero lì, mate, ok, che il tuo ristorante fa il cazzo che vuoi, ma non penso sia la migliore delle politiche aziendali. Non gli servono i soldi, probabilmente. Non so se era ubriaco Fradicio. Ubriaco forse un po', perché ogni tanto se lo bevucchiava anche lui. Fradicio non penso. Però felice lui, felici tutti quanti. Quindi prendiamo, poi ce ne andiamo. E dove eravamo cazzo andati dopo? Ah sì, siamo arrivati in sta città qua, piccolina, fatta di nome, con un nome con la M, non mi ricordo. E molto carina. Sapeva molto di Prince of Persia. A parte che lì è tutto fatto con l'arenaria, pare un villaggio di Minecraft. Però molto, molto, molto carino. Tanto lui ha più soldi di te. Sì, sicuramente. Doxcat Glitachocat. Priar, grazie mille, bentornato. Grazie per il 7° mese. Comunque dicevo, ma tanto quello scopa meno di Fede. Non lo so, c'è la moglie thailandese. Se vuole rimanere qui deve scopare, cioè penso che sia i patti. Andiamo in questa cittadina qua, tipo Prince of Persia. Bellissima. Maltina. Non lo so come si chiama.
A un certo punto c'era, ho fatto questa foto qui che mi piaceva un sacco, che c'era un'auto antica con un'edra. Per fare questa foto ho aspettato 40 minuti. Cioè, intendo, non ho aspettato 40 minuti, ma siamo passati, c'era, ho anche la foto della ragazza, porca puttana, c'era questa ragazza in posa fintissima che faceva tutte le foto tipo passiamo, va bene, fa le foto lei, ci facciamo un giro, aspettiamo un po', no aspetta, aspettiamo un po' e facciamo le foto, rimaniamo lì 5 minuti così a aspettare, a lei che si continuava a fare queste foto, va bene, andiamo a farci un giro. Ci siamo fatti un giro a piedi di tipo una ventina di minuti così, siamo tornati, era ancora lì, era cazzo ancora lì, cioè ha deciso che quell'angolo era suo, poi ce ne siamo andati, siamo tornati dopo, non c'era più, ma porca puttana, cioè, e scleravo ancora un po', volevo dirgli ascolta ti levi che voglio fare sta cazzo di foto, cioè guarda che bella, guarda che bella la mia foto, noti qualcosa in questa foto, non ci sei te cazzo di Vanesia, ed è bellissima. Detto questo, cioè, poi la sera torniamo a Valletta e andiamo a prenotare abbiamo mangiato un hamburger proprio easy, buonino così, però c'era sta ragazza qua che stava in pratica a Valletta, durante la sera ci sono molti spettacoli musicali in giro e c'era sta ragazza qua che cantava con il tipo che suonava la chitarra. Madonna che voce, mamma mia, c'era, cioè, un certo punto io ero lì che mangiavo l'hamburger, c'avevo la pelle d'oca che continuava a alzarmi quando lei tirava gli acuti, tutto quanto, c'era anche Fede che continuava a ridere perché continuava a vedere che facevo tipo e allora vedi che siamo lì, mangiamo, beviamo, a un certo punto stanno finendo, chiamo la cameriera, gli faccio scusa, ci porti altre due birre, poi vai lì dai ragazzi che cantavano, digli di prendere quello che vogliono che glielo offro io. Hanno preso un bicchiere di bianco e un amaro, quindi poi sono andati lì, abbiamo chiacchierato, in pratica loro tipo sono pagati da Malta proprio per andare a fare degli spettacoli in giro e mi ha ringraziato, sono stati lì, abbiamo chiacchierato così e niente, poi finita la serata andiamo a casa tutto quanto, tutti felici. Il giorno dopo è stata la morte. Allora Fede a un certo punto mi fa, qui sulla mappa, cioè vedi tipo, lo indico a grandi linee, qui è dove arriviamo noi con l'autobus, vedi che ci sono due conchette, se le facciamo a piedi arriviamo a questa spiaggia bellissima. E ho fatto, sì, ma se andiamo alla spiaggia bellissima arriviamo già direttamente lì, ma cos'è più bello, cioè così ci facciamo tutto quanto il viaggetto, è figo, va bene, facciamoci il viaggetto figo, sono state 4 ore di camminata sotto il sole senza l'acqua, stavo un po'. La morte avevo la morte dentro, vi giuro che verso la fine stavamo morendo. Vediamo un chiosco davanti alla spiaggia dove dovevamo andare, che è quella con i salti, non mi ricordo come si chiama, e cioè, arriviamo lì e ci fa, ah sì, solo contanti. Fede, tu ne hai? No. Leo, tu ne hai? No. Non c'era un banco. Non c'era un cazzo di bar. Abbiamo dovuto camminare, penso, un'altra mezz'oretta per trovarlo. Siamo riusciti a trovarlo, grazie a Dio. A Malta portatevi sempre dietro i contanti. Portateveli sempre dietro perché, porco cane. È come Roma, non, i bancomat non esistono. Quindi abbiamo preso l'acqua, siamo andati a fare i tuffi dall'alto. Io ho avuto una cosa che non ho mai sperimentato. Paura dell'altezza nel tuffarmi? Non l'ho fatto. Perché, allora, io sempre, sin da piccolo mi sono sempre tuffato. Nessun problema, ma anche da punti più alti, era tipo un 3 metri, 4. Il fatto che dovevo tuffarmi senza occhiali mi ha messo un'agitazione enorme e non ce l'ho fatta a tuffarmi. Prima volta che mi è capitato, ci sono rimasto un sacco male proprio dentro che facevo. Perché non riesco a lanciarmi? Ci lanciano tutti. Lanciati, Leo. Guardavo giù, vedevo sfocato. Facevo no. Mi sono rotto. Quindi siamo stati lì, abbiamo fatto tuffi quelli tranquilli, piccolini, goduti l'acqua, tutto quanto. C'era anche un piccolo Jack Russell che si lanciava. Era un sacco bello. La vecchiaia, no, penso che sia il fatto che non ci vedo più così tanto bene. E era più lo sfocato che l'altezza. Aspetta che fammi vedere se vedo... No, dov'è cose di canetto? Un attimo, devo cercare cose di canetto. Che cazzo è cose di canetto? Un attimo, ve lo farò vedere bruttissimo, che l'avevo mandato a mia madre.
cazzo è il coso di canetto? Eccolo qua. C'era questo Jack Russell bellissimo che si buttava anche da 2 metri di altezza per andare col padrone a nuotare. Era un sacco bellino. E ogni volta che si lanciava faceva un casino assurdo e tutta la spiaggia si girava perché era lì che guardava. Però era un sacco bello. Era un sacco... Tra parentesi, se cercate Jack Russell e salti, tuffi, tipo Jack Russell tuffi Malta, viene fuori proprio i video di questo Jack Russell. A quanto pare lo fanno come cosa normale. E quindi poi, beh, l'abbiamo preso. Siamo... Un attimo, devo farvi vedere. Perché avevo lì foto. È un sacco Hogwarts, è un sacco... Si faceva anche coccolare andando in giro. Poi abbiamo preso. Il giorno dopo siamo andati a Blue Lagoon. Una spiaggia stupenda. Cioè, questa qua era... Questa qui era la spiaggia, per capirci. Solo che è un sacco turistica. Ed era piena di persone. Quindi Confeda mi ha detto, beh, ma sti cazzi, cioè, camminiamo sul lato finché ne troviamo un'altra. Tanto tutta l'isoletta è fatta così. Camminiamo per un po' e vediamo sta isola poco più in là, 40 metri neanche, e che era bellissima, con tipo tutte delle conche strane, delle grottine così. E mi ha detto, cazzo, si può andare lì, andiamo a vederla. E solo che volevamo fare le foto e non si poteva arrivare a piedi, si poteva arrivare solo nuotando. E quindi ci siamo fatti sti 40 metri a nuoto, con una mano così, con il telefono, e a nuotare così, cercando di non farlo affondare, solo perché volevamo fare le foto. Sono venute un sacco belle, sono un sacco felice delle mie foto fatte in quella conca. Ho rischiato il telefono, ne valeva la pena? Forse no, però ce l'ho fatta. Infatti sulle storie su Instagram anche avevo detto, ragazzi, se non carico più storie mi è caduto il telefono in acqua, senza se, senza ma. E quindi poi, vabbè, ci facciamo anche lì, rifacciamo tutto il giro dell'isola, e abbiamo trovato una spiaggia stupenda. Allora, isola così, spiaggia piena di turisti. Noi facciamo tutto il giro dell'isola, da questa. Qui, dopo 1 ora e mezza di camminata, 2, troviamo la spiaggia bellissima a 10 minuti dall'altra. Cioè, inteso, abbiamo fatto tutto il giro dell'isola per trovare la spiaggia che volevamo lì. Ma un po' di waterproof? Sì, ma è acqua salata. È waterproof, te lo fa con l'acqua normale, l'acqua salata non va bene. Cioè, ti si sfancula, puoi fare quello che vuoi, ma ti si sfancula. E abbiamo trovato questa spiaggia bellissima. Ho fatto un top video in cui muoio, ci sono io morto nell'acqua, mi piace un sacco. E l'ho sfigato, sto finendo. L'ho lasciato lì e adesso devo riprendere il video di Michele Rettili, che caricherò, penso, settimana prossima, se tutto va bene. E poi farò le riprese per quando vado a prendere il gecko. Se la custodia per l'acqua, vabbè, ma conta perché non andavo al mare da 6 anni, quindi non me ne faccio neanche niente. Il mare non è tra le... Cioè, se io devo fare una vacanza la faccio in montagna o in città, il mare non mi dice granché. E sono stato felice di andare a Malta, bellissimo, bellissimo mare, tutto quanto. Posso anche non tornarci tranquillamente al mare per i prossimi 2-3 anni. Comunque, vabbè, ci facciamo il bagno lì, bellissimo. Dei pesci bastardi continuavano a mordermi, appena ti fermavi, tu nuotavi tranquillissimo, poggiavi i piedi per terra, ti fermavi un attimo, tof, ti arrivava un morso dei pesci, porco cane, cioè, bastardissimi. E poi siamo andati sulla spiaggia, mi sono preso un caipirinha nel cocco, molto tipico. Non ha mai visto alcol quel caipirinha, era un succo all'ananas della... Paco, Peco, Milo, come cazzo si chiama, col ghiaccio. Vabbè, ho detto, vabbè, grazie dei miei 8 euro di succo. Lei sì che lavora duro e si guadagna questi soldi, bastardo. E mi ha bevuto il succo, tutto quanto, siamo tornati. E poi alla fine siamo tornati tranquillamente. Ah no. Dovevamo... Abbiamo detto, fra, siamo morti dopo una giornata così, passiamo la giornata tranquilli a casa. E mi scrive una fan che lavorava in un bar dicendomi, se vieni qui da noi ti offriamo i sciottini. E che tu fai? C'era Fede che mi fa, no, ti prego Leo, sono stanco. Così faccio, Fede, queste qua sono le cose della vita, che cazzo. Cioè, tu pensa, adesso vai a casa e quando racconterai di questa sera dirai, sono stato a casa a riposare. Oppure potresti dire che sei andato a bere con una persona che non conoscevi e che te l'ha offerto così solo perché il tuo amico era uno youtuber. Siamo andati. È stata una serata tristissima, non c'era niente. Però siamo andati. Ci era finita di giusto a chiacchierare così, poi
tranquilli accada. Però se non ci fossimo andati sarebbe stato anche peggio, perché saremmo rimasti col dubbio. Quindi la prossima volta che faccio serata con uno, con qualcuno di voi, la organizzo io in caso. Però ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto la serata con lui, abbiamo chiato qualcosa, siamo tornati poi a casa e tornati a Milano. E tornato a Milano ho fatto la sessione. No, non ho fatto la sessione, era la prima la sessione con i ragazzi di Intel. Poi vi racconto anche di quella. E sono stato qualche giorno qui a bestemmiare dietro il PC che non andava. No, internet che non andava. E poi siamo andati a Firenze con Clara. Ragazzi, io ve lo dico, se c'è qualcuno di Firenze, cioè la vostra città è grande così. Cioè, Firenze è un cazzo di mini buco. È piccolissima. Ma non c'è effettivamente niente a Firenze. Cioè no, niente, inteso, c'è un sacco di roba. Ma da parte a parte in 20 minuti hai fatto. Infatti questa cosa qua mi ha sorpreso tantissimo. Abbiamo preso un albergo in stazione. Vi giuro che ogni singola cosa che dovevo andare a vedere era 20 minuti a piedi. Tutto. Probabilmente anche il bagno dello stesso hotel era 20 minuti a piedi. È stato un sacco bello. Abbiamo visto gli Uffizi, abbiamo visto il Duomo. Molto deluso dal Duomo. Non mi è piaciuto. Fighissimo fuori. Dentro proprio A. Deluso dal Duomo. Fatelo meglio, magari ci ripasso. Vediamo. Mese prossimo magari ci ripasso se riuscite a rifarlo. E siamo andati a mangiare da Tito. Madonna da Tito, che buono. Se c'è qualcuno fiorentino, penso che conosce il locale. Tanta roba. Siamo andati a mangiare in pratica in questo locale, dove praticamente continuano a scherzare con tutti i clienti. Abbiamo mangiato la carne, un sacco di roba. Magari ve la racconto meglio uno di questi giorni, che oggi era una live giusto così, tanto per dire sono tornato, quindi non faccio neanche troppo tardi che c'è Clara stanca. Ve la racconto aspettando la nuova patch del Duomo. Devo andarlo a ribuildare io. E dicevo, da Tito, buonissimo, ve la racconterò magari un altro di questi giorni, che adesso oggi non vado troppo per le lunghe. E Firenze, dai, mi è piaciuta. Dico, forse mi aspettavo un po' di più, però non male, GG. Gli do un 8 e mezzo, me l'aspettavo un po' più grande. E poi vabbè, tornati qua e abbiamo fatto tutto. Adesso in sti giorni qua finalmente possiamo partire con le live. Oggi avrei avuto un hai visto i nuovi campioni di LOL? Che ne pensi? Di Vets? Devo ancora vederlo il kit com'è. Non l'ho ancora vista. È bella ma non ci vivrei. Esattamente. A Firenze non c'è ancora quella chiesa che è a metà facciata di marmo perché avevano finito i soldi. Non la sapevo questa, Matti. Ma vogliamo parlare della live di ieri da Joe? Che bella è stata. Ieri siamo stati da Joe. Ma adesso aspetta, vi parlo un po' dei progetti che ci sono stati in questo mese qua, esterni, e quelli che adesso devono andare. A livello di live, ieri siamo stati da Joe. Abbiamo fatto una live di Sarabanda che ho vinto. Ho vinto anche 6 sub che Joe non mi ha ancora dato. Joe, ti vedo in chat che stai aspettando. È stata molto bella, sono divertito un sacco. Un bellissimo format, quindi andate a seguire Joe. Magari Yukin, se mi fai uno shoutout a Joe, che così vanno a vedere. Se volete anche recuperarvi la live, ho sfidato Bertra, l'ho battuto, l'ho distrutto. Ma con chi cazzo è? Pensi di avere a che fare? Pischello. E poi, oltre che questa, sono andato anche a fare live con i ragazzi di Intel. Stiamo facendo sessione. Dopodomani sarà, penso, l'ultima. Non ne sono sicuro. Tecnicamente si chiude. Non so se questa è l'ultima o la penultima, non mi ricordo. Ho una memoria di merda. E abbiamo fatto una giocata di ruolo con Not the End come manuale, in cui sto facendo Alphadur, un personaggio similserio. Cioè, io per la prima volta in una mia campagna di D&D ho un personaggio similserio. Mi è piaciuto un sacco e mi sta piacendo un sacco. Stanno venendo fuori delle giocate bellissime, dei discorsi fighissimi. Mi sta piacendo un sacco. Per chi non lo sapesse, ho sparato le mensole dagli occhi. Ho creato quel personaggio solo ed unicamente per quella mossa. Però ho sparato le mensole dagli occhi. No, non faccio spoiler. È solo una mossa che ho fatto. Non faccio spoiler, però è una mossa che ho fatto. Sono un sacco felice.
E cioè, si capisce da quando ho creato il personaggio che doveva averla. È stato molto figo, sono molto molto felice. Mi sono trovato anche con i ragazzi interi, mi sono trovato benissimo. Avete trovato Banana 33 alla fine? Si vedrà. Banana 33 magari viene fuori alla fine. Non sai vero che ogni mensola che spari ti abbassi decimi per occhio? Posso spararne ancora 3 e 4 all'ora. E adesso con... finita sta sessione qua, penso che andrò qualche in late, così con loro. Magari vedo anche qualche progettino assieme da farlo sul canale qui, che non sarebbe male. E progetti che devono partire non dopo domani, ma al 20. Il 20 parte Pandora 2.0, quindi segnatevelo, che ci riparte. Stavolta ce lo dovremmo essere gestiti bene. Sono molto fiducioso. E ripartiamo. Io devo minacciare Nova, persuadere, signori di Twitch, Nova, perché nel nuovo mondo la mia cazzo di stazione viene con me. Se la stazione non viene, non vengo neanch'io. Cioè, se la stazione non c'è, io non ci sono. Quella stazione viene con me. Così, io dico. E non ho ancora finito la terza stagione di Intel. Sono 35 episodi. Ce ne sono, Fettepe, ce ne sono. Sono una nuova bombarola dei creeper. Porco care, spero di no. Spero di no. Ci sono i tool per copia e incollare gli edifici. No. Io voglio che Nova me la ricostruisce blocco per blocco uguale. Insieme all'orologio funzionante. Tutta. Comunque, il 20 ripartiamo appunto con Pandora. Adesso, le live... Penso, voglio dedicarmi più ai video, da adesso fino a gennaio penso che mi dedicherò molto più ai video che alle live, quindi farò un 3-4 live a settimana, non tutti i giorni, faccio un giorno sì e un giorno no, così da riuscire a gestirmi tutto quanto bene, e magari quelli che se caccio tutti i giorni saranno solo gameplay, e metti caso, pomeriggio, ho voglia di giocare, dico caccio una live a cazzo di cane, e un giorno sì, un giorno no, ci sarà la sera la live, just chatting, eventini, così. Se ci sono gameplay la sera, saranno gameplay speciali, mettila così. Che video è in programma? Il prossimo video, che esce tra 3-4 giorni, è su un camion. Curioso. È figlio di... pensandoci bene... meglio se non ve lo spoilerò. È un video con Paul De Bertra. È già pronto. Dovrebbe uscire. Deve mandarmi anche il video nuovo, Poldo, perché avevo detto di modificare una cosa. Leo, vedo che sei online su Discord. Sono sempre online su Discord. Il 20 con Pandora andrà in live? Certo che ci vado in live. Ci sarà il Big Ladro. Il grande derubatore. Ma avete copiato dalla Big Vanilla? No, è il grande derubatore. E una cosa che tra parentesi. Secondo voi è copiare? Devo chiedervi. Perché nella Pandora nuova, Sepoldo fa ancora il sicario. Sepoldo fa ancora l'assassino. Sarà un cattivo. Il fatto che noi abbiamo come nemico sulla Pandora Poldo è copiato da Lion? O è Lion che ha copiato da noi? Bisogna capirla sta cosa, Bisogna capirla. Bisogna mettere di mezzo gli avvocati, Bisogna mettere... C'è Lion che sta usteando su Apoldo in una maniera... ci sono vari clip di Lion che fa Apoldo, quell'infame di merda, quel cazzo di ladro, così... Qui è calunnia, Calunnia. Se lo bannate diventa copiato. In che senso ha bannato Pollo? Comunque vabbè. Partirà appunto adesso il... Pollo si sposta tra le dimensioni. Il multiverso! Pollo può aprire il multiverso tra le serie degli youtuber. Wow. Cioè immaginatevi tipo il multiverso aperto tra tutte le serie che si trovano in un unico grande mondo. Tutte quante assieme. Io vado a griffare capobastone. Così. Sì, Poldo è bannato sul Discord e sulla chat di live. Ah, ma Poldo vero, non Poldo il villain. Comunque, vabbè. Ho detto in generale. Torneranno più gameplay. Quelli magari pomeridiani ve li faccio. Quando pomeriggio abbastanza liberi, tranquilli, ci porto un gameplay. Dovevo fare oggi un torneo di Apex, che però è saltato perché i server stanno facendo un po' schifo ultimamente.
Tra parentesi, il torneo di Apex con Pietro, Datteco e Bertra. Dream Team, prenderemo tanti di quei cazzi, ma tanti di quei cazzi che non avete idea. E poi vabbè, riporterò Valorant, riporterò LOL, che mi sono messo a giocare rimesso a giocare a quelli. Poldo voleva affrontare un po' di Rust, magari lo facciamo assieme, vediamo, non sarebbe male. Quindi comunque tutti i gameplay pomeridiani, questo, tranquillissimo. Mentre la sera facciamo più, magari, più just chatting, penso che porterò. Più just chatting, più chiacchierate, magari vediamo di farlo anche con ospiti, con qualcuno assieme. Ripartiamo chill, però come avevo detto, fino a gennaio il focus sarà su YouTube. Da gennaio poi vedo se, visto che con YouTube gennaio non si lavora poi così granché, penso che magari faccio qualche format figo su Twitch. Mi piacerebbe riportare i format pensati bene anche all'esterno, però bisogna organizzarli. E novità poi per video, fammi pensare, abbiamo trovato la location e altre due cose finalmente sono fissate per Alcolisti Anonimi. Devo vedere adesso i giorni giusti per fissare tutto per registrare. Avrei dovuto registrare in agosto, causa vacanze e tutto quanto, non siamo riusciti a incastrare tutto. Quindi si registrerà Alcolisti Anonimi. A livello di video ce ne sono un sacco di con Berta che stiamo organizzando di fighi, fatti bene. Adesso infatti stiamo pensando di prenderci un cameraman per questi video, non registrarli noi velocemente. Ma un'altra serie con Bertra, Fieri, Kedeme per Raft si potrebbe fare. Cioè, io vorrei riproporre The Forest, l'ultima volta non è andata bene. Ah, tranquillo Ney, fra un po' stacco anch'io, giusto un quarto d'ora, 10 minuti, chiacchierò ancora un attimo. E fatti bene bene, cioè fatti. Ciao Pietro, ho appena parlato di te, ho appena detto che avremmo dovuto fare il torneo ma non l'abbiamo fatto perché i server fanno schifi. Quindi non possiamo fare il torneo, verrà rimandato non so a quando. Avremo le magliette per Natale, almeno so che regalo farmi, anche prima, perché dovevo buttare fuori un design ad agosto, ma mi è sparita la disegnatrice, quindi è balzato. Quindi adesso a settembre butterò fuori i design vecchi che avevamo fatto a inizio estate, che però... E niente pubblicità, dicevo che dovevamo fare il torneo di Apex, Pietro, ma che è saltato, causa server fatti con la plastilina. Dicevo, delle magliette, usciranno due nuovi design... devo fare i prossimi. È morta la disegnatrice, spero di no, povera, è un sacco brava. Sto facendo tutti dei design a stile meme del canale, però disegnati bene. Vedrete come sono. Voglio fare delle magliette che siano effettivamente indossabili, ma che abbiano all'interno anche il meme. Quindi chi le compra per quello sa che c'è dentro, chi le vede dice oh che figata di disegno, restando così tranquillo. Al Games Week ci saremo, però sarò nello stand di Arcadia. Probabilmente ci sarà anche un meet and greet, non lo so ancora, stiamo ancora organizzando, quindi niente ancora di fisso, potrebbe essere, potrebbe non essere. Per le magliette probabilmente che non storia! Lo so, è arrivato Joe. Ti dati a un sub tu be Ictos. Joe ne hai fatte 7. Che erano storia! 6. Joe e gift erano dati a un sub tu in Medocira. Erano 6. Che storia! Comunque grazie. Gioia e gifti dati a Run Sub Tulo, sottolineatura strano. Già, ma io, cioè, sì, tecnicamente sì. Cioè, ci siamo. Cioè, io non lo so. Già, ma tecnicamente ci siamo. Sì o no? Mi servi tu. Comunque, ragazzi, grazie Gioia. Gioia e gifti dati a Run Sub. Ah, non sei ricco per quello, perciò. Grazie mille, Gioia. Grazie mille. Ragazzi, andate a seguirlo che fa un bellissimo format su Sarabanda. Gioia e gifti dati a Run Sub Tumeri, sottolineatura 1000. È veramente bello, quindi andateci. Che storia! Ok, Zamma non mi dà il permesso di dirvi cose. Sub tu Simosimo 226. Guarda che torniamo, tornati così e già Joe che ci dà le sub. Grazie mille, grazie mille Joe. Non ti ho neanche avvisato tra parentesi che facevo live a quest'ora, cioè ci sono rimasto così. Io ragazzi avrei voluto darvi oltre informazioni sul Games Week, ma c'è già Michael in chat che mi sta minacciando, mi dice che non posso... Anche sul telefono mi ha scritto di ancora una parola e sei fuori dal network. Ringraziate già Michael. Grazie. Non, avrei voluto dirvi di più. Non potrò farlo. Sta anche mentendo. Sta dicendo che non è vero niente. Complimentoni. Cioè, oltre che minacciare, nasconde, lancia il sasso, nasconde la mano. Bravo, va bene.
Ecco, vedi, sta toccando anche Riva, vedi? Cioè, è tutto un... Già, ma devi smettere di toccare Riva. Cioè, già Rimini Comics allungavi le mani, cioè, che non ho detto niente per educazione, però devi... A meno che Riva non voglia. In quel caso potete fare. No, ma come va? No, povero Yuki, no, povero Jamma. No, comunque per il Games Week vi farò sapere più avanti. Sarà qualcosa organizzato con Arcadia. Avremo il nostro stand, penso. Probabilmente. Quello penso di sì che ci sia, a prescindere. Anche perché se non ho uno stand di Games Week non ci vengo. Con tutto il casino del Covid. Però praticamente sono tutti green passati. Non lo so, vediamo. La camminata tra la gente mi sa che... Che non si può... Cioè, proprio non si può sapere niente. Comunque, Riva, visto che dicevo prima, si sa più nulla per lo studio per Alcolisti Anonimi? In caso scrivimi a me. Matte, se 14 sono gli anni? No. Se è la lunghezza del pene? Sì. Luca Comics ci sarai? Allora, Luca Comics, io vorrei esserci, ma venderanno i biglietti tra una settimana, il 25. 20.000 biglietti, 21.000 mi pare. Con di media un'affluenza di 500.000 persone. Ora, o si ha un culo bestiale e si riescono a comprare, o altrimenti non si fa niente. Cioè, prima di tutto, domani ti scrivo, grazie mille Riva. Prima di tutto, ci saranno sicuramente dei bot. Ci saranno sicuramente dei bot che compreranno i biglietti per rivenderli a prezzi esorbitanti. Ci provo, vedo se riesco a comprarmi 4 biglietti. Me, Clara, Bertra, Totta, se proprio, vedo se riesco a cacciarci tutti quanti assieme. Ma dubito fortemente. Vediamo, in base a quello poi si vedrà se si fa Luca o meno. Perché da quel che so arriva, Luca non organizzate niente voi, giusto? Cioè, non c'è niente a livello Arcadia. Mi pare che Luca non si era organizzato nulla. Quindi o hai biglietti o hai biglietti. Dovrebbe essere 20.000 al giorno, se non sbaglio. Magari riesci a prenderli. Ok, anche se sono 20.000 al giorno, sono 100.000 persone che provano a prenderli. Sicuramente la vedo dura. Ci proviamo e vediamo com'è. Che schifo Luca, è bellissimo Giamma. Come fai a dire che schifo Luca? È la mia fiera preferita. No, non è la mia fiera preferita. Sì, forse sì. Luca ci vanno i lembrosi. Luca è gestito dalle lobby di comunisti cinesi, voi non lo sapete. Comunque, detto questo, direi che per stasera live chill, giusto per tornare così. Domani magari ci facciamo un gameplay nel pomeriggio, vedo che devo finire prima il video. Finisco il video che devo finire la clip di NordVPN da mettere davanti. Mandargli valutazione... Recensione, valutazione, nome giusto. E appena mi danno il via, carico il video, che è già pronto. Fatto con Paul De Bertra, molto bello, ve lo consiglio. Anche se probabilmente YouTube mi dirà no, questo video è giallo, visto che gli ultimi due video che ho caricato hanno più 18. Mi sono sfanculato il canale. Però vabbè, speriamo in bene. Ovviamente scherzo. Non è vero, Riva. In ogni bugia c'è un fondo di verità. Ultimamente mi sto settando un po' di roba messa bene. Adesso, tra parentesi, dopo domani dovrei finire di pagare le tasse. Tecnicamente sono gli ultimi 2600 che devo buttare. Tipo, mi pare che sono gli ultimi 2600 euro di tasse e poi per quest'anno ho finito. Dovrei essere a posto, tecnicamente, fino a dicembre. A dicembre devo dare l'anticipo. E poi penso che mi prenderò la telecamera nuova. Adesso devo vedere cosa mi prendo, se la 7 o la 6004. Penso andrò sulla 6004. Anche se la 7 mi fa un po' di gola, Mi fa un po' di gola. I pannelli fluorescenti, poi sono a posto. Ah, devo fare anche le librerie. Ma le librerie le faccio a fine mese. Finalmente le faccio a fine mese. Perché dovevo andare da mio padre, che però ha avuto un sacco di problemi. Tra cui mio padre ha un cervo. Mio padre in questo momento come animale domestico ha un cervo. E quindi non sono riuscito ad andare su. In pratica mio padre ha una baita in montagna in cui tiene un sacco di animali. Tipo con la sua fidanzata li salva dal macello, da roba così. Poi anche ha tipo 3-4 maiali, 4-5 asini, una dozzina di capre. Cioè, ha animali ovunque.
Tempo fa hanno tirato sotto una cerva, scusate, una cerva, piccolina, era tipo un bambi piccolo, l'hanno tirato sotto vicino a loro, gli hanno rotto una zampa, mio padre e la sua fidanzata l'hanno preso, hanno detto, beh dai adesso vediamo cosa si può fare, si andiamo alla forestale, la forestale è arrivata, ha detto, guarda, dobbiamo ammazzarla. Fa, no, ma povero piccolo cervo, teniamo noi. Sì, ma se lo tenete voi, cioè, vi pagate tutte le spese. Sì, sì, lo teniamo noi, lo teniamo noi. È andato dal veterinario, il veterinario dice, guarda, è nella merda, bisogna ucciderla perché non sopravvive. No, dai, ci proviamo. Ci hanno provato, ce l'hanno fatta. Adesso è 3 mesi che questo cervo vive con loro, sin da cucciolo. È diventato un animale domestico, sta con i cani, tranquillamente. E se tu sei a tavola, vieni lì a cercare da cibo, si fa pettare e gira tranquillamente in giro per la baita, va dalle persone, si fa coccolare, tutto quanto. E quindi mio padre, a forza di avere animali in casa, adesso ha un cervo. È ancora piccola, quindi non ha ancora le corna. Cos'è Natale Raguno? Non penso. Mi ha mandato le foto giusto l'altro giorno. È tipo un sacco magro, com'è. Non pensavo che i cervi fossero così magri. Perché? Papà. È questo qua. Guarda che bellina. Col cane dietro. È proprio tranquillina. E infatti, vedi che fa pappe col cane. Così, dal nulla. Comunque, vabbè, andrò da mio padre, farò le librerie, così finalmente finisco lo sfondo e posso alzare un po' l'inquadratura, appendendo anche il neon che si vedrà meglio. E boh, per questo mese poi programmi, ci sono un po' di... vabbè, video in programma. Devo sentirmi anche con gli noob per andare su a registrare. Ho dei video carini da fare. Riva, devo anche sentirti per un progetto. Un progetto figo. Molto figo. Tanto figo. Quindi devo sentirti anche per quello. Allora ragazzi, poi detto questo, penso che per oggi finiamo qua. Giusto per... era una live così chill, giusto per dire, fra, siamo tornati, guarda che bello, ci siamo. Volevo raidare in tail, non ci sono. Mi vado a raidare in Nova, mi sa, a questo punto. Raid. Ok. Cosa vuol dire che devo loggare? Ma Dio santo, non posso più fare raid da qui. Perché dice che non sono loggato su Twitch. Ma che cagata. Allora, domani a che ora? Non lo so. Domani è in base a quando e se finisco il video in tempo. Se ce la faccio, facciamo la live pomeridiana di gameplay. Altrimenti magari la sera qualcosina, perché poi il 19 sono da Intail. Però è sabato domani. Non ha senso farla la sera. Facciamo, vedo se riesco a fare qualcosa di pomeridiano. Tutto questo ragazzi, io vi mando la Nova. Sono felice di essere tornato. Ci richiamo l'altro o domani pomeriggio o il 20. Non so se il 20 avevo qualcosa da fare. Pare che il 20 avessi qualcosa da fare, ma non me lo ricordo. Che cazzo avevo da fare il 20? Cosa avevo da fare il 20?